pensavo di mezzo, non vedevo più. È un grande! Grazie a tutti voi, amici di Caltabellotta, di Sant'Anna di Caltabellotta. Verrebbe sì. Che c'è per dire? Che è un buon vero? Che ti ripetere un buon vero? Un attimo che si assembra la folla, qua c'è mezza piazza libera, vedete qua? No, ora piano piano prendono coraggio, vedi? Tempo che fanno il giro, si organizzano. Ho realizzato un sogno stasera. Era una vita che voleva venire a Caltabellotta. Santa è un comune Caltabellotta. Era una vita che volevo venire a Sant'Anna di Caltabellotta. Ma come mai sono migliato? Non ho fatto qualche sgarbo con qualcuno, mi sono comportato male. Stasera finalmente sono qui, ho realizzato un sogno, è bellissimo. Veramente fino a oggi pomeriggio non sappiamo manco nera a Sant'Anna di Caltabellotta. Manco su Google Maps cioè. Vabbè, comunque faccio complimenti, il paese è pulitissimo, bello, addobbato bene, curato bene. Siete in pochi però vi trattate bene. Finalmente si riprende dopo 2 anni di Covid, di chiusura, lockdown e cose, riprendiamo gli spettacoli senza mascherine, senza tamponi, senza lockdown. Fine primo tempo. Ma l'orologio ce l'avete? A posto. Allora, stiamo vedendo, finalmente si ricominciano gli spettacoli senza mascherine, abbiamo passato 2 anni brutti, eh? Noi del mondo dello spettacolo siamo stati fermi completamente. Mi alzo un pelo le spie. A casa. Parlo con chi? A posto. Stai dicendo abbiamo passato 2 anni brutti, tamponi, lockdown, green pass, per andare a prendere una birra vado a portare un fascicolo sanitario. Arrivavo allora, c'è tu green pass, vaccini, lockdown più giù tutto, dammi sto cazzo di birra, forza, eh! 2 anni con le mascherine abbiamo passato, anche se c'è gente che ne ha approfittato, gente che non si è lavato i denti per 2 anni. Finito di mangiare, mamma la virenzi, mamma vai fanculo, metti la mascherina. Poi andate a casa di amici, dice, no, qua la potete, siamo tutti tamponati, vaccinati, no, io la tengo perché sto virus è abbastanza disgraziato, sai? Invece teneva la mascherina, ancora c'aveva la rucola di Capodanno in mezzo niente. E poi ricordo che una volta, ad entrare in banca con le mascherine, eravamo in pochi. Questo è difficile, eh? Certo, poi ognuno l'ha interpretata come poteva la mascherina. C'erano gli anziani che andavano in giro con la macchina da soli con la mascherina. Ma se solo potevano fattare, dovevano andare la mascherina. Poi andavano al supermercato a fare spesa, a spingere il carrello, si affaticavano e allovavano. Comunque, 2 anni brutti di tamponi lockdown. Poi vi ricordate quando c'è stato il lockdown? Qua l'avete fatto il lockdown pure? A tutto completo facevi questo percorso? Durante il lockdown si poteva uscire solo o per fare la spesa o per fare pisciare un cane. Io c'avevo il garage di casa mia che veniva un magazzino da Caritas. C'avevo 80 kg di pasta, 50 kg di farina, 30 litri d'olio. Però mancava il lievito. Che adesso il mercato, appena parcheggiava la macchina, si avvicinava di spacciatori. Già, amico, volevo, dovevo dare un mangiare. Devo andare lì, dovevo fare il mattino, mettere che ci stanno le anni. Momenti drammatici. Cane non avevo, però nel mio condominio abbiamo preso un cane condominiale. Ci abbiamo messo la cucina all'androne con le ciotole, abbiamo organizzato tutto. Che aveva bisogno, prendeva il cane e faceva una passeggiata. In un mese un cane fece 20.000 km. Non ne poteva più pisciare un cane. Se ciò è pisce, ma sto che c'è italiano vedere, pisce barbi. Grazie. Stiamo dicendo, abbiamo passato 2 anni brutti, adesso li ricordiamo, sembra ormai che è passata la vita, ma sono passati un anno e mezzo.
tutto a invocare una soluzione, speriamo che trovano una cura, speriamo che trovano un vaccino, liberateci, stiamo impazzendo, stiamo fallendo, non ce la facciamo più, chiusi in casa, senza lavorare, senza soldi, chiamiamo ieri che fa impazzire. Gli scienziati hanno fatto numeri pazzeschi, hanno messo a punto un vaccino in un anno e mezzo. Solitamente per mettere a punto un vaccino ci vengono dai 5 ai 10 anni di sperimentazione, di ricerca. Questi hanno fatto un record, le case farmaceutiche hanno investito tutte le risorse che avevano, sia economiche che umane. Finalmente dopo un anno e mezzo, arriva scienziato una mattina e finalmente dice: abbiamo trovato il vaccino! Un manufazzo. Non so cosa c'è dentro. E non so cosa c'è dentro, lo dice gente che va a comprare l'olio extravergine di oliva a discount a 2,50 euro. €1,80 questa bottiglia, l'etichetta e il trasporto. Restano 70 centesimi per fare un litro di olio extravergine di oliva. Pensa cosa c'è dentro. Silenzio! Gente che compra da mezz'ora di vino 5 litri a 3,80 euro, poi che quel vino, l'uva non l'ha mai vista. Si pone il vaccino, non so cosa c'è dentro. E poi ognuno si abbandona la ricetta, sembrava di essere tornati al Medioevo. Sono corno di riceronte, denti di tigre, coda di serpente, gli sci chimiche, il 5G, il grafene, i feti ai bambini morti, i boom a mano, tutto cosa in due vaccino. Vedi che la fialetta, mica un burrone di pantalita. Sembrava di essere tornati al Medioevo, che poi dall'altro c'è uno scienziato che si è laureato, si è specializzato, ha fatto ricerca, ha girato il mondo, è stato a Boston, a Chicago, a Tokyo, a Parigi, a Londra, in Canada, ha girato il mondo per migliorare la propria professionalità, il proprio mestiere. Dall'altro lato c'è uno che c'aveva la terza media serale, sta tutto il giorno a bar a birra la sigaretta, cioè non me ne faccio vaccino, perché? È perché dentro ci sono le scie chimiche, il 5G e il grafene, cioè quindi che serve? È perché ci vogliono controllare. Quello te ma come chiedevo a controllare a te che sei tutto il giorno a bar? Se uno ti vuole controllare, vai a bar, vedi che si presta a curca, non c'è bisogno di fare tutto il suo casino per controllare a te. Però questo ci fa capire che siamo tutti attaccati alla salute, tutti vogliamo stare bene, tutti vogliamo campare il più possibile, vogliamo goderci la vita, ed è pure giusto. Tanto state tranquilli che... Bambina! Silenzio! Mette imbavagliato. Sei tranquillo che capiterà a tutti una sera di andare a letto in pigiama e svegliarsi al mattino vestiti eleganti. Andiamo di carriera. Capiterà a tutti una sera di andare a letto in pigiama e ritrovarsi al mattino vestiti eleganti. Io non ho mai capito perché i morti sono a vestire eleganti. Ho capito che sei il protagonista della festa, ma non è che da fare fotografie. Secondo me sono le mogli che rompono i coglioni pure i morti. Ci metti un vestito blu, la camicia bianca, la cravatta lilla che lui gli piaceva, che ci fa che cazzo lo sogno morto, la fangolo. A maggior ragione se poi devono essere cremati, è un peccato bruciare un vestito nuovo. Allora, fatti fotografie, poi ti mettiamo a tutto e ti mettiamo dopo, la fangolo. Poi... Vabbè, facci solo completo l'applauso. E poi non so se è arrivata la notizia qua a Sant'Anna, la vecchiaia è stata abolita, i vecchi non ci sono più. Ormai fino a 80 anni siamo giovani, poi a 80 anni ti fai 2 anni di vecchiare e muore baffa ancora. A volte muore qualcuno, già c'è morito Antonio Tabacchino, quanti anni aveva? C'è 75 anni. C'è Simone di cazzo, ancora era giovane, diciamo che grosso l'ha fatto, manca qualche raffinatura. Però è giusto campare più a lungo possibile e divertirsi. Stato tenendo un casino. Silenzio, bambini, silenzio. C'è un artista. C'è giusto campare più possibile e divertirsi. Ma quante figlie avete? La televisione non si piglia. Sì, è giusto campare più possibile, durarsi la vita, però a volte bisogna anche avere un occhio all'anagrafe. Io l'altra volta ho incontrato un amico di Gianni, mi sono detto, ti presento la mia ragazza. E la tua ragazza aveva 65 anni. Quella tua ragazza che 100 anni fa, 65 anni, era bisnonna. C'è ancora fa aperitiva, per cena, drink, tacchettillo, monogonna. Beh, giusto divertirsi, però un occhio all'anagrafe, buttiamolo pure. Anche perché andando avanti in questo passo, tra qualche generazione i nonni non li...
tra qualche generazione i nonni non esisteranno più, i nonni sono una categoria in via di estinzione ormai, che tra che non ci trova lavoro, tra che ci vogliamo divertire, tra che nessuno vuole prendersi delle responsabilità, se tutto va bene ormai un primo figlio si fa 50 anni, se tuo figlio fa la stessa cosa anche lui fa il tuo figlio a 50 anni, tu puoi andare dal nonno quando a campare, 110, 120 anni. E poi non oso immaginare come saranno i giovani di oggi quando diventeranno nonni a loro volta, con tutti questi problemi alimentari che abbiamo adesso, con il genere uno che mangia completo. Io mi ricordo fino a 20 anni fa, organizzavi una cena a casa, avevamo 10 amici, facevi una carbonara, un salame, un formaggio, due bottiglie di vino, si passava serata. Adesso organizzare la cena per il ospedale. Arrivano 10 amici, un genere uno buono. Io sono celiaco, io vegano, io allergico al lattosio, io non mangio formaggio, io lavoro pomodoro, io sono allergico al peperoncino, mi da fare un culo tutto, la daccia al frigorifero, io che trovo e mangio. Da stamattina che cucino mi tocca mangiare l'anzalata. Un po' però c'è della gente che c'è delle allergie, delle intolleranze gravi, deve stare attento, però ormai mi pare che deve andare una moda, fa chic, fa raffinato uno che allergico. Anche perché molta gente si nasconde dietro all'allergia e all'intolleranza invece di dire un mi piace. Cosa fate? C'è l'aglio? Sì. No, io l'aglio non lo... Invece di dire l'aglio non lo mangio, come schifo. Allora già peggio, invece di dire che uno occhio mangi te. Sembra uno capriccioso, no? Forse il mio posto adatto per piccolini, che dici? Ma ci sono, non è che... Almeno mettete più in periferia, siete cantavate voi. Giù questa. Che stavo dicendo, non scordate. Bravo! No, se uno dice non mi piace, sembra uno capriccioso, vabbè, parasera mangi tiro, che fai? Che muore. Se uno invece dice sono intollerante, se mangio l'aglio muoio, non ci può dire niente. Vabbè, giustamente intollerante, è allergico. E molte dire, no, io se tocco un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta notte, guarda, se mangio lo spicchio d'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un brunito, una roba incredibile, sto male tutta notte. Una persona che è sana, uno normale, che mangia tutto, sembra che è lui il malato. Ma tu sei allergico? No, si intollerante, no, ci mangio tutto, sai che tu un porco, un armano, mangia tutto quello, non ci fa niente. E su una pizza si mangia pure un cartone. E la gente si vergogna, hai visto gente andare dal medico senza motivo? Gente, ma trovo l'allergia che domani c'è una cena. Ma per fare la paura tua bestia, dai. Il medico ti fa 40 tamponi sul braccio, guarda, tutto a posto. Sei sano come un pesce. Sei leggermente allergico al cardamomo. Mi scrivo un biglietto sullo muscordo. Cardamomo, sa che bigliese. La mattina che domani si è in pizzeria con gli amici. Scusate, arriva il cameriere, ti prego signori, cameriere a me la pizza con farina integrale, cameriere la mia non metta mozzarella, cameriere io senza pomodoro, cameriere, la mia pizza senza cardamomo, anche se c'è una puntina di cardamomo sto male tutta notte. L'altra sera stavo morendo, ho preso un gelato bar, c'era la paletta sporca di cardamomo che era la vaschetta vicina, sono stato male tutta notte. E mi immagino questa gente quando diventeranno, questi giovani di oggi che stanno crescendo così, quando diventeranno nonni a loro volta da 50 anni, che c'è la fortuna di arrivarci. Cosa succederà? Andate avanti a dire che io sono siciliano, sono di Gela, quindi qua stasera gioco in casa. Quando lavoro in Sicilia mi lascio andare un po' più col dialetto, mi sento più capito, più apprezzato. Senti, quando si giovani di oggi quando diventeranno nonni a loro volta con tutto questo prodotto alimentare. Sono siciliano. Per noi siciliani è tradizione, io quando ero ragazzino per me era tradizione la domenica andare a pranzo alla nonna. Per la nonna siciliana il pranzo alla domenica era lo scopo della sua vita. A parte che i nonni siciliani sono tutte vedove, un nonno muore sempre prima, sia perché lavora di più, lo fa lavorare più usurante, sia perché sopportare la moglie tutta la vita, e anche tu devi fare un po' tutto. Travaglio, pensione, non voglio sapere più niente. Comunque, la nonna prende il comando, la nonna, per la nonna il pranzo della domenica è lo scopo della sua vita. La mia nonna il pranzo cominciava a mezzogiorno, finiva alle 5. Mia nonna 5 e un quarto diceva, domenica prossima che volete mangiare?
è la festa del colesterolo, c'erano due ripignate dopo poco, quattro barbecue fuori, se taglia nel forno, roba preparata il giorno prima, questa deve raffreddare, questa deve posare, questa è meglio freddo, nonna siamo in quattro, non ti preoccupare, meglio abbondare che non mancare, vabbè. Poi a fine pranzo mi stava mezzo porco, dice nonna mettilo nel frigorifero, tu mangi domani, dopo domani, no, ci che metti in frigorifero, mangiati l'ora, senza pane. Senza pane puoi mangiare qualsiasi cosa, è un pane che non puoi. E poi diciamoci la verità, i nonni servono solo se si hanno i punti da patente. Un'altra volta l'ho fatto al verbale, ho attraversato l'incrocio col semaforo rosso, ero con la Kawasaki 900 pure impennato, ma arrivato il verbale a casa c'era una moto impennata in mezzo all'incrocio, sono servito presentarsi in questura con la patente per decurtazione punti. E ci portava la patente di mia nonna. Commissario mi ha chiesto, signor Caciocco, che mi tocca una curiosità, ma sua nonna a 76 anni impenna a Kawasaki 900 semaforo. Come se gli do la moto, perché mi chiede la saccia coccomina. E mi immagino. Mi immagino questi giovani di oggi, tra 50 anni, che c'è la fortuna di arrivare. Che c'è la fortuna di arrivare, quando diventeranno nonne. Con tutte le secondarie. Tra 50 anni, domenica andiamo a pranzo alla nonna, arriva e dice, nonna, cosa hai preparato? Faccio un po' di tofu con sedano e due carotine bollite. Ah, ma caga, vuoi venire al ristorante? Ah, comunque, ormai la vita è questa. Li usate i social qua? Facebook, Instagram? Li usate? A Sant'Anna pure? Che voi ci manca? Arrivo, eh? Puntuale. Orologio di quartiere. I social stanno cambiando la vita, Facebook, Instagram. Ormai senza social una persona non esiste più. A volte incontri, conosci una ragazza, ciao, come ti chiami? Daniela, piacere, Giovanni.